Quali sono i buoni propositi per il 2024? Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi qui all'ultimo, credo sia l'ultimo video qui al villaggio di Natale, perché stiamo qui, questo villaggio di Natale starà qui fino al 7 di gennaio, quindi fino al dopo la Befana, fino al giorno dopo la Befana, perché Babbo Natale e la Befana si sono messi d'accordo e quindi verranno anche qui, e quindi ci trovate qua fino al 7 di gennaio. Ma oggi ragazzi, nuovissimo video, questo perché per dirvi come hanno passato alcune persone il loro Capodanno e soprattutto quali sono i buoni propositi per l'anno nuovo. Va bene ragazzi, voi invece i buoni propositi e come avete passato il Capodanno fatemelo sapere qua sotto nei commenti, scrivetelo qua sotto nei commenti, e quindi ora vado a vedere alla gente cosa mi risponde. E ma soprattutto, dopo che ovviamente come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutto questo che deve fare sempre, dai, che ora vado a vedere come hanno passato il loro Capodanno e soprattutto quali sono i buoni propositi per questo 2024. Allora ragazzi, come avete passato il Capodanno innanzitutto? Vai. E siamo stati a casa di amici. Insieme? Sì, insieme a casa della migliore amica di mia sorella. Ok. E soprattutto anche, come ultima domanda, i buoni propositi per questo 2024. Ce li avete? Avete già pensato cosa fare di buono questo 2024? I vostri obiettivi? Prendere il diploma quest'anno e la patente. E la patente, ci siamo. Tu invece? E finire l'anno senza debiti e stare bene in generale. La patente a te non interessa, tanto che te frega, guida lui. Va bene. Allora ragazzi, dove avete passato il Capodanno e cosa avete fatto a Capodanno? Io stavo a casa perché stavamo male. Tu stavi male? Stai ancora male? No. Ok. Tu invece? È un festino di una mia amica a casa sua. Senza di lui? No. Senti, buoni propositi per quest'anno, i vostri obiettivi quali sono? Non ne ho. No, non hai obiettivi? No, almeno sei sicura di non fallire, senza obiettivi, esatto. È ottimo, ci piace. Tu invece? Andare bene a scuola, andare bene a sport e musica. Ok, suoni? Sì. Che suoni? Il violino, me coglioni raga. Allora ragazzi, dove avete passato il Capodanno e cosa avete fatto? Io l'ho passato a casa di amici a Santa Marinella e niente, diciamo, divertito. Hai sparato i botti? No, io no. Con la bocca, con la voce, no? Sì, cosa sì, con la bocca. Com'è che fa? Boom. Esatto. Tu invece? Io a Trastevere con dei miei amici. Senza di lui? Sì. Senza di lui, che te fai? Ti sei divertita? Sì. Hai magnato? Sì. Hai sparato? No. No, perché no? Non mi con fanno... la voce come a lui, con la voce, boh, sì, boh. Senti, buoni propositi per questo 2024, i vostri obiettivi quali sono? Sopravvivere. Okay. E sopravvivere. Questo. Ci piace ragazzi, voi invece fatemelo sapere nei commenti quali sono i vostri obiettivi. Tu invece, i tuoi obiettivi, buoni propositi per questo anno quali sono? Andare meglio a scuola e... Che scuola fai? Che scuola fai? Faccio il liceo artistico. Fai il liceo artistico. E voi più o meno che voti hai nella media? La media del 7 più o meno. La media del 7, ci sta ragazzi. Fatemelo sapere voi nei commenti qua sotto quali sono i vostri obiettivi. E quindi ragazzi, abbiamo visto alcune persone cosa hanno fatto a Capodanno, i loro buoni propositi. Voi invece ragazzi fatemelo sapere qua sotto nei commenti, dopo che ovviamente vi siete iscritti al canale, fatemi sapere cosa avete fatto a Capodanno e soprattutto quali sono i vostri buoni propositi e gli obiettivi di questo 2024. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video di lunedì, dove andrò a un evento cosplay, ma non vi dico niente perché è ancora un po' segreto particolare. Lo vedrete venerdì nei prossimi video. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Sciocari!